Da dove si riparte? Beh, dalla necessità di far rigenerare il centrodestra, di fare un'offerta politica agli italiani che sia un'alternativa al centrosinistra. Oggi credo che questo sia la cosa più importante, non solo per l'Italia, ma per il mondo intero che ci guarda. Bisogna avere un'alternativa a Renzi, bisogna fare in modo che si cambino in Italia le politiche economiche. C'è troppa povertà, c'è un ceto medio impoverito, ci sono troppi poveri, è necessario cambiare la politica economica. Il centrodestra ha fallito, il centrosinistra ha fallito, bisogna ricostruire una piattaforma di centrodestra, è quello che stiamo cercando di fare. Matteo Salvini parla da tempo di una flat tax al 15%, lui dice. Secondo lei è una strada percorribile? La flat tax è una strada percorribile se va studiata insieme complessivamente al sistema di welfare, ovviamente. Nel senso che quando si abbassano molto le tasse per i ceti più alti bisogna anche cambiare il modello di welfare, non si può garantire per tutti. Va studiata, è una ipotesi molto interessante, ma come tutte le altre questioni che riguardano il futuro del nostro paese vanno studiate. Dobbiamo affrontare in modo intelligente la crescita e uno dei componenti della crescita è togliere e abbassare le tasse e ridurre la burocrazia, quindi sicuramente va nella direzione giusta. Il 4 dicembre è dirimente per il governo e più in generale per la politica italiana? Ma no, il 4 dicembre non è il referendum, è una data che Renzi ha voluto caricare di significato dicendo che è la riforma delle riforme, non è vero, è una grande confusione, è meglio tenerci purtroppo la Costituzione che abbiamo, che non imbarcarci in una riforma costituzionale fatta molto male e molto confusa. Il problema vero è la crescita e l'economia e la disoccupazione. Noi dobbiamo guardare a quei problemi e non si risolvono certo il 4 dicembre. Lo stesso Renzi mi sembra che se ne sta accorgendo. Senta, quindi per guardare questi problemi lei inizia tra poco un tour dal sud al nord, questo è lo scopo? Ovviamente è già iniziato a Milano il 16-17 di settembre, sì. Lo scopo è di continuare a aprire una discussione nel paese, in tutte le città d'Italia, su questo tema, cioè su come affrontare la crisi economica, su come prendere un percorso di crescita, su come affrontare il problema della sicurezza e dell'immigrazione che c'è ovunque, quindi riteniamo che sia molto interessante perché abbiamo una grande adesione, in pochi giorni si sono candidate tante città italiane ad ospitare Megawatt e lo faremo in giro per l'Italia, ovviamente parleremo anche del referendum. Con una sinistra così divisa il compito del centrodestra è più agevole? Beh, non è che il centrodestra sia molto unito, bisogna fare in modo che anche il centrodestra ritrovi dei suoi connotati. Abbiamo tempo, dobbiamo ritrovare i motivi dell'unità, ma soprattutto non dobbiamo guardare tanto a quanto è unito il centrodestra, a quanto è in grado di dare delle risposte ai nuovi problemi che l'Italia ha, l'immigrazione, la povertà. E quindi il tema è questo, cioè ci si coagula su delle idee giuste, non sulle alchimie tra i vertici di partito. Se vince il no, il governo di scopo o che cosa? Ma non so, se vince il no bisogna andare a votare il prima possibile con una buona legge elettorale. Questa l'Italicum non è in grado di affrontare il problema perché è una legge elettorale fatta dal presupposto che vinca il sì e quindi è una legge elettorale che non norma la legge elettorale per il Senato e in più crea una grande distorsione, quindi bisogna affrontare il problema della legge elettorale velocemente e andare a votare il prima possibile perché c'è bisogno di un governo legittimamente eletto che affronti i problemi della crisi economica. Nel centrodestra si comincia a parlare di un possibile futuro leader nel caso in cui Berlusconi scegliesse di ritirarsi dalla politica? Allora, il problema del centrodestra in questo momento non è il leader, è di trovare di nuovo una rotta, di ritrovare la capacità dei rapporti con le persone. Ha perso 10 milioni di voti, bisogna riportare le persone a votare. Concentrarsi tutto sulla leadership è sbagliato. Il centrodestra deve avere una buona squadra di governo perché si deve presentare come forza di governo. Poi chi sarà il leader si vedrà. L'importante è avere persone brave, di qualità, esperte, capaci di affrontare i gravi problemi che oggi ha il Paese e noi dobbiamo offrire questo al Paese, una squadra di qualità. A suo avviso lei col suo movimento e le altre forze di centrodestra riusciranno a sedersi allo stesso tavolo, ad iniziare un dialogo fattivo nei prossimi mesi? Ma sì, ma già succede, già Berlusconi si è visto con Salvini e la Meloni, questo abbiamo fatto una campagna elettorale unitaria qui a Milano, non è tanto questo il problema io credo che siano le idee, cioè dobbiamo avere della capacità di governo e non più essere forza d'opposizione. Io sento troppe voci dal centrodestra contro, invece dobbiamo essere una forza per governare,
Dobbiamo smettere di essere la forza di opposizione, basta, dicendo no a tutto. Dobbiamo adesso, è il momento della responsabilità. Il paese va troppo male, la crisi si prolunga da troppo tempo, dobbiamo avere la capacità di fornire una soluzione di governo. Essere forza di governo vuol dire avere la fiducia degli italiani che ci devono votare perché pensano che con noi si può cambiare il passo nel nostro paese. Questo è quello che serve oggi. Con Toti sono più gli obiettivi comuni o più i dissensi? E ora vediamo, ne parliamo, vediamo dopo questo confronto se siamo d'accordo o no. Grazie. Invece su quello che concerne le banche, stamattina CGIL e CISL e UIL hanno fatto una conferenza stampa in cui hanno detto che la fusione BPM Banco potrebbe essere determinante per risolvere anche altre crisi degli assetti bancari italiani. Qual è la sua posizione, la sua visione sull'attuale stato dell'assetto bancario italiano? La situazione del sistema bancario italiano è molto critica. Bisogna fare in modo di far velocemente le decisioni, prendere velocemente le decisioni di ricapitalizzazione in maniera particolare del Monte dei Paschi di Siena, ma non solo. Penso che l'attenzione un po' incosciente che è stata posta sul referendum, dicendo che se vince il no in Italia c'è una crisi economica di stabilità, sta bloccando i processi di ricapitalizzazione delle banche italiane proprio iniziato dal Monte dei Paschi di Siena. Penso che il Presidente del Consiglio, invece di annunciare fusioni bancarie che sono banche private, che quindi si devono lasciare al mercato, sarebbe bene che invece comunicasse ai mercati che se in Italia vince il sì o se vince il no, non c'è nessuna crisi di sistema, si va avanti, si lavora, l'Italia è un paese stabile e gli aumenti di capitale devono essere fatti prima possibile. Bisogna dare fiducia ai mercati e non generare timore di instabilità. Credo che questa sia una grave responsabilità che il Presidente del Consiglio ha, che il Presidente del Consiglio ha e che deve correggere rapidamente, non soltanto nei comizi che fa per il referendum, ma deve andare in Europa a spiegare che se c'è il no non cambia nulla e che l'Italia continua ad essere un paese stabile.